La mostra La forza del vero, i pittori moderni della realtà, narra la vicenda di un gruppo di artisti che verso la fine della Seconda Guerra Mondiale si riuniscono, firmando addirittura un manifesto, tornano a difendere l'illusione della realtà, si scagliano contro gli esiti del modernismo e dell'École de Paris. Il loro intento è quello di guardare nuovamente ai maestri del passato, si rifanno a grandi maestri del Seicento come Caravaggio, come Velázquez, citando apertamente la loro pittura, rivisitandola naturalmente e rendendola in un certo senso moderna. Si tratta di Schiltian, Annigoni, dei fratelli Bueno, a loro si aggiungono Acci, Serri e Guarienti. In un breve periodo, in pochi anni, realizzano delle mostre che hanno un grande successo di pubblico e otterranno però anche molte critiche da parte degli storici dell'arte, appunto, della critica d'arte, proprio per questa loro capacità, per questa loro volontà di dipingere come i maestri del passato. E di riportare in un certo senso in auge la bottega rinascimentale e questo sistema, questo modo di riprodurre il vero, dandoci l'illusione di poterlo quasi toccare, di poter quasi entrare nell'opera attraverso la loro straordinaria capacità tecnica. È un'illusione che si tornerà naturalmente a percepire all'interno delle sale del museo e ci permetterà di comprendere come sia particolare il modo con cui l'opera d'arte ci permette di percepire la realtà dipinta.